Dottor Ventura. Buonasera. Diettologo. Biologo. Tutto quello che biologo, c'è possibile nel calcio, ce lo racconterai tu. Beh, io per la prima volta in 25 anni che faccio intervista mi sono iscritta perché secondo me sono più che altro curiosità che hanno le persone, cosa fa un personaggio, un dottore, dalla tua esperienza intorno a una squadra di calcio, anche se ormai in tutte le squadre di calcio c'è la figura, tuo, sì. C'è la tua figura, sì, 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 sì. Ma le vittorie nel calcio arrivano anche da tavola? Le vittorie nel calcio, detto così è riduttivo, però seguire tutti i particolari per quanto riguarda l'atleta è essenziale, secondo me, per andare a migliorare la prestazione di ogni singolo. E quindi possiamo dire che le vittorie nel calcio arrivano da più fattori, di cui appunto l'alimentazione. Ecco, l'altra domanda è questa che vuole sapere la gente: se uno arriva di sovrappeso di 5, 6, 7 kg, un calciatore, a preparare la stagione, sì, al primo ritorno, cosa lo mettete a dieta? Allora, diciamo che bisogna prima valutare la composizione corporea dell'atleta, nel senso che i chili si valutano, sì, però appunto bisogna capire di cosa sono composti questi chili, appunto massa grassa e massa magra. Dopodiché, dopo appunto un'attenta valutazione della composizione corporea, si va appunto a personalizzare uno schema dietetico sul singolo, uno schema dietetico che riguarda pure un aspetto di integrazione, diciamo. Ma mi sembra che non ci sia più questo problema tra i calciatori, perché venendo sempre i calciatori negli ultimi anni mi sembra che arrivano tutti tirati praticamente al lucido. No, sì, la maggior parte dei giocatori comunque ha già una base, mentre alcuni sì, vanno seguiti inizialmente appunto con un'educazione alimentare, perché alcuni partono invece da zero e altri invece sì, sono abbastanza preparati, ecco. Ma oltre la performance atletica, il GPS, che ormai sono monitorati minuto a minuto, c'è anche quella alimentare? C'è una performance alimentare correlata alla performance atletica, in quanto appunto gli apporti energetici andranno a cambiare in base al dispendio energetico, quindi in base al tipo di allenamento o appunto in base alla gara anche. Ecco, i piani dietetici durante una fase di preparazione molto probabilmente sono generali, ma dopo sono personalizzati anche sul singolo? In ritiro sì, viene fatto questo lavoro, si parte appunto con un menu generico per tutti gli atleti e dopodiché si va a personalizzare il tutto sul singolo, sia appunto l'alimentazione che l'integrazione, se ce n'è bisogno. Tu hai visto qua nei menù tedeschi, non so se sei andato in giro, ma anche ormai nei menù italiani, qui sono proprio specificati quali sono le allergie, quali sono le cose che possono far bene, forse far male. Ma questo può succedere anche in un atleta, che abbiano determinate tipologie di mangiare che non possono mangiare? Allora, se non ci sono patologie generali, in termini generici l'atleta può mangiare tutto. Ovvio appunto è da quantificare questo tutto e anche poi da quantificarlo nella settimana soprattutto. I piani nutrizionali vengono fatti in base all'allenamento? Per esempio, se un giorno c'è un doppio allenamento dove si lavora 2 ore sulla sabbia, dopo si va in palestra, dopo c'è la parte con il pallone, se si fa una partita ufficiale, se si fa una partita amichevole, cioè la domanda è questa: se c'è un doppio allenamento duro, la colazione è più dura, si mangia in una maniera diversa? Che è il piano alimentare, quindi cioè il menù della giornata, sì, in termini generici possiamo dire così, viene comunque stabilito insieme al giocatore in base all'allenamento che deve svolgere, e quindi appunto un introito energetico sicuramente cambierà in base all'aumentato dispendio energetico. Ma c'è una misurazione delle calorie che deve mangiare un atleta, un calciatore durante una giornata? Sai che ormai la dieta deve mangiare 1000, 1500. Allora, diciamo che il conteggio delle calorie sono solo delle stime che vanno prese appunto con le pinze. Dopodiché ci si muove con più dati
per andare a cercare di fare un lavoro ottimale. È veramente bello il tuo lavoro, perché appelli da quando fate colazione, mangiate, alla sera mangiano per i fatti loro. Sembra che siano veramente in forma da questo punto di vista. No, sono molto contento, infatti, appunto, per le scelte anche della società, e insieme al dottor Gatto e al dottor Stellatelli comunque cerchiamo di migliorare sempre l'alimentazione e l'integrazione dei giocatori. Ce la dai una dieta per il popolo genovese? Qualche cosa che possa far bene alla salute? Una dieta ricca in dolci, sperando in un anno appunto di festeggiamenti. Ma lo zucchero fa davvero così male? È la dose che fa il veleno, quindi l'importante è quantificare. Quanti caffè bisogna bere al giorno? Quanti caffè? Non ci sono regole generiche, bisogna fare tutto sul singolo.